La diffusione sempre crescente di patologie quali l'infezione da HIV, HCV, HBV ha comportato un aumento improvviso del rischio infettivo e quindi impone norme di comportamento atte a prevenire tutti i possibili rischi associati alle procedure endoscopiche. Una recente indagine di Kattner e collaboratori effettuata negli Stati Uniti avrebbe evidenziato che solo il 32,4% dei laboratori di fibroscopia utilizza corretti metodi di disinfezione. Se in termini di rischio infettivo per il paziente si sarebbe portati a considerare l'endoscopio come un articolo semicritico, non pochi autori sostengono invece che le manovre endoscopiche, anche non invasive, hanno una rilevante potenzialità infettiva. Il comportamento degli operatori sanitari dovrebbe quindi attenersi alle linee guida del Ministero della Sanità, che raccomandano: è impossibile identificare a priori, anche utilizzando metodi di screening sierologico, tutti i possibili infetti e quindi è necessario considerare i pazienti come potenziali portatori di patogeni trasmissibili attraverso i liquidi biologici. Gli scopi del nostro protocollo sono rivolti alla protezione del paziente da infezioni nosocomiali e comunitarie, protezione del personale sanitario da infezioni occupazionali e dagli effetti tossici della glutaraldeide, gestione dello strumentario che elimini tutti i possibili rischi legati alle infezioni esogene. La contaminazione degli endoscopi, oltre che per i virus già citati, avviene nei nostri distretti soprattutto ad opera dei seguenti agenti microbici. Come condizione generale è anche essenziale rispettare tecniche di isolamento quali il lavaggio antisettico delle mani, l'uso dei guanti e della mascherina proteggiviso. A seguito della procedura endoscopica, lo strumento viene deterso con garza imbevuta di soluzione detergente, poi lavato con clorexidina e cetrimide. Segue la spazzolatura, la scovolatura dei canali operativi ed il risciacquo in acqua corrente. Questa semplice procedura, se accurata, fa ottenere una riduzione della quota dei microorganismi di almeno 3-4 logaritmi rispetto alla naturale contaminazione. La disinfezione ad alto livello avviene posizionando gli endoscopi nella vasca della disinfettatrice automatica e collegando il test di tenuta e di canali operativi al sistema di irrigazione ed insufflazione. Gli strumenti vengono prelevati ed asciugati con tecnica sterile. Vengono quindi conservati in teli sterili dentro a contenitori chiusi e riposti in un armadio a tenuta di polvere per evitare contaminazioni accidentali da microorganismi nosocomiali. Anche utilizzando una macchina a ciclo chiuso, l'impiego della glutaraldeide ci ha imposto su indicazione della medicina preventiva ed igiene del lavoro alcune norme precauzionali. Ambiente di almeno 10 metri cubi, aspirazione meccanica con ricambio di 200 metri cubi di aria all'ora, griglia di reintegro dell'aria aspirata, stoccaggio del disinfettante nello stesso locale in contenitori chiusi ed etichettati. Per evitare che la macchina diventi essa stessa sorgente di contaminazione, è previsto un ciclo di autodisinfezione che viene attivato per un'ora al termine delle attività endoscopiche. Altre caratteristiche sono la filtrazione assoluta dell'acqua di lavaggio e dell'aria insufflata nei canali operativi. Il ciclo di disinfezione degli endoscopi tra un paziente e l'altro è di 20 minuti. Nei casi in cui si effettuino endoscopie su pazienti infetti o immunodepressi o su distretti sterili, la macchina viene bloccata con il disinfettante in vasca per un ciclo di sterilizzazione di 10 ore.
I filtri vengono sostituiti secondo schemi forniti dal produttore. Quello dell'acqua viene sterilizzato a 121 gradi per 15 minuti ogni sera. La verifica di qualità delle procedure di disinfezione è affidata a periodici controlli randomizzati effettuati dal presidio multizonale di prevenzione. In conclusione, possiamo affermare che i vantaggi offerti dalle tecniche moderne di endoscopia aprono nuove possibilità diagnostiche al clinico ed orizzonti di ricerca assai vasti. Tuttavia, non possono essere sottovalutate le condizioni di potenziale rischio per il paziente ed i sanitari e le implicazioni medico-legali conseguenti. A nostro avviso, solo un'attenta considerazione di questi fattori completa e rende professionale l'esame endoscopico.